Ultimamente si sta sentendo di parlare di queste polveri sottili, ma cosa sono in realtà? Le polveri sottili sono la parte, diciamo, la componente particellare dell'inquinamento atmosferico, quindi sono sostanzialmente le parti solide e liquide dell'inquinamento atmosferico, che si trovano sia nei gas di scarico che in altri, diciamo così, elementi dell'inquinamento atmosferico. Si chiamano polveri sottili perché sono sotto un certo diametro, 2,5 o 10 micrometri. E sono importanti perché hanno la capacità di entrare nell'apparato respiratorio delle persone. Chi o cosa le produce? Dunque, le polveri sottili si producono per una serie di meccanismi, diciamo che sono sia delle parti incombuste degli idrocarburi, come ad esempio i diesel, oppure il carbone soprattutto. E questo è il cosiddetto, diciamo, particolato primario. Poi esiste un particolato secondario che si forma in atmosfera, per via di reazioni chimiche, ad esempio tra il biossido di azoto e l'ammoniaca, o tra il biossido di zolfo e l'ammoniaca. E poi ci sono le cosiddette polveri da risospensione e usura, che sono le polveri che sono dovute ad esempio al consumo degli pneumatici o al consumo dei freni, o al consumo dell'asfalto lungo le strade, che vengono risospese, diciamo così, dai veicoli quando passano. Quindi ci sono, diciamo, fonti industriali, ci sono fonti naturali, quindi anche, diciamo così, il vento che arriva dal deserto del Sahara trasporta polveri sottili. Poi ci sono delle fonti dovute al traffico, che sono sia dirette che indirette, e infine ci sono le cosiddette polveri secondarie che derivano da reazioni chimiche che avvengono nell'atmosfera. Quali provvedimenti vorrebbe attuare per diminuire sensibilmente queste polveri sottili, se c'è un modo per diminuirle? Beh sì, un modo per diminuirle c'è, bisogna agire alla fonte, cioè bisogna agire sulle fonti di emissione. E sulle fonti di emissione, diciamo, se diamo retta ai dati dell'ARPA che sono nel piano regionale sulla qualità dell'aria, la situazione è un po' questa, che a Torino città l'85% delle polveri sottili sono prodotte dal traffico veicolare e il resto è prodotto da una combinazione di inquinamento e altre fonti. Se prendiamo invece la scala regionale, c'è un contributo molto grosso che è dovuto al riscaldamento, soprattutto al riscaldamento a legna, perché una stufa a legna, produce molte polveri, molto più di un riscaldamento a gas. Quindi, diciamo, bisognerebbe intervenire sicuramente a livello urbano, di Torino e delle grandi città come i capoluoghi di provincia, riducendo il traffico, soprattutto riducendo la quantità di auto diesel e di veicoli diesel, che sono quelli che emettono più polveri sottili. Vuole mandare un messaggio ai cittadini di Torino sulle problematiche di smog e polveri sottili? E il messaggio è facciamo qualcosa, nel senso che altre città si sono attivate di più della nostra. Qui ci abbiamo avuto un po' una sottovalutazione del problema, molte persone sono ancora convinte che non sia un vero problema, c'è molta opposizione anche a introdurre delle novità in termini di traffico, invece secondo me bisognerebbe guardare positivamente a quello che è stato fatto in una serie di altre città e ci accorgeremmo che il problema è stato affrontato e anche risolto in alcuni casi o comunque si è andati verso una risoluzione, senza avere degli effetti negativi che, diciamo, molto spesso vengono messi in evidenza per non cambiare niente, sostanzialmente.